Sindaco Agoni, alle sue spalle qui a Schilpario presto ci sarà un cantiere. Sì, alle mie spalle, come vedete, c'è il terreno è già stato rimosso in quanto sono stati ultimati dei lavori da parte di Uniacque, lavori che servono per il collettamento del nuovo depuratore che dovrebbe partire e essere inaugurato il 18 di luglio. Come vedete, c'è già una bozza di passerella che verrà realizzata a settembre. È nostra intenzione infatti realizzare quest'opera, ampliare la zona alle nostre spalle e quindi attrezzarla anche per i bambini con delle panchine e qualche altalena. Il passaggio pedonale è un po' più sicuro sul ponte. Sì, è un passaggio pedonale che è indispensabile soprattutto nel periodo invernale, quando c'è la neve, perché la carreggiata stradale viene ristretta. E i pedoni sono sempre messi a rischio, quindi abbiamo ritenuto opportuno realizzare quest'opera. A proposito di acque, di Uniacque, c'è anche da ricordare che presto entrerà in funzione il depuratore dopo tutta quell'opera di collettamento che è stata eseguita proprio qui in Valle di Scalve. Sì, come dicevo prima, lunedì 18 mi sembra che sia, verrà appunto inaugurato questo depuratore. E sempre in merito al discorso acqua, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un'importante centralina idroelettrica della Resolar, una centralina che viene organizzata e realizzata da privati, però è interamente sul comune di Schilpario e porterà anche un indotto economico al paese e quindi ben vengano questi tipi di intervento.